Salve, sono Teresa Marasca, sono una docente all'Accademia di Belle Arti di Macerata, vivo in un piccolo paesino della provincia, Montefano, che si trova nella regione Marche e in Italia. Allora, io mi occupo da sempre di pittura, dipingo con una poetica di forte spessore simbolico espressionista e da sempre anche mi sono occupata di installazioni, insight specific, soprattutto attraverso anche oggetti ritrovati. Per l'invito a partecipare a questo festival di Cetinje ho realizzato un'opera dal titolo Mare di Maggio. Consiste in un'azione molto semplice: fare un intervento all'interno delle piccole anguste celle di un carcere posto nel centro di Cetinje. È stata una forte emozione. Mi sono immaginata queste donne e anch'io di essere una di loro. E allora ho lavorato, pensato a come, a cosa si pensa, si fa durante questo periodo dello stare reclusi e al desiderio di vedere il cielo. Ho pitturato tante foglie di color blu e ho tappezzato tutto il pavimento, un pavimento blu di foglie. Nella parete di fondo ho collocato una tavola 40x40 dove è raffigurato con il pigmento del colore blu un cuore che palpita, che batte, e in alto a destra attaccato un elemento dorato che raffigura un'ala, raffigura questo cuore che desidera fortemente di elevarsi, evadere. Questo è il forte desiderio e l'azione che questa installazione propone. Un'altra installazione è stata fatta insieme a un gruppo di bambini di Cetinje che abitano lì intorno al carcere e che hanno sentito fortemente il lavoro del lavorare insieme in una sorta di workshop e abbiamo riciclato due sedie, due vecchie sedie. Le abbiamo pitturate una di colore blu e una bianca. E le abbiamo poste rivolte verso il pubblico in questa cella, rivolte verso il pubblico e sulla parete di fondo. E sopra, sulla parete, ho collocato due tele molto piccole. Dove ho fatto fotografare su tela un'opera realizzata con tanta pazienza, con tanta dedizione, con tanto tempo. È un cuore fatto tridimensionale, costruito e dove ho cucito intorno a questa forma 333 fiori di stoffa bianca e poi li ho fotografati di giorno, l'ho fotografato questo cuore di giorno ed è venuto fuori questo cuore bianco, questo candore e anche di notte con una luce blu per rievocare proprio il mare di maggio. E ecco, questo a simboleggiare il cuore, la pazienza di queste donne che hanno vissuto, forse sono morte in questo luogo e quindi è un omaggio a loro e un omaggio di forte spessore simbolico a Cetinje
e alla natura stessa di questo festival. Grazie.